Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A intervistare Enrico Letta. Siamo qui con Enrico Letta per parlare del suo primo film in veste di regista di fantascienza, dal titolo Il campo largo. Enrico, è difficile oggi fare film di fantascienza? Sì, non bisogna nascondersi dietro un dito. È difficile oggi. Tra l'altro abbiamo in esclusiva la locandina ufficiale del film. Per chi ancora non avesse sentito parlare, Il campo largo narra le vicende di Henry, un giovane supereroe che per salvare la Terra dalla minaccia dell'Alleanza Nera decide di richiamare tutti i suoi ex compagni di avventura, anche quelli più terribili e impresentabili, e dar così via ad uno scontro epico e senza precedenti. Alleanza Nera versus Campo Largo. E se le dicessi Campo Largo, cosa mi risponde? Dico che non ce n'è abbastanza. Devo dire, impressionante la scelta del cast. Per la prima volta vedo star di TikTok presenti in questa pellicola. Ecco, come mai affidare un ruolo così importante a loro? Perché sono noti e diventano noti facilmente e diventano di dominio pubblico molto più facilmente rispetto a prima. Diventano virali alcune cose. Quindi è una semplice scelta di marketing? Sì. Devo però confessarle che a livello di trama ci sono alcune cose che non tornano. No, direi proprio di no, anzi. Nel senso, l'alleanza del campo largo nasce per contrastare l'alleanza nera, vero? Sì, sì. Quindi il campo largo non ha regole, si basa semplicemente su un meglio con noi che con l'alleanza nera? Sì. E perché allora fin dall'inizio i membri del campo largo governano con quasi tutti i membri dell'alleanza nera? Perché la logica quindi non poteva fare semplicemente che il campo largo governava da solo senza l'alleanza nera? No, francamente no. E perché? E non ce la fanno. Ma è possibile che in fase di scrittura non ha pensato a questa incongruenza? È bella grande? No, francamente no. Va bene, grazie Enrico Letta per questa intervista. Vi ricordo Il campo largo prossimamente nei migliori cinema d'Italia. A presto. Un gran applauso ad Alessio Marzilli!